Ben ritrovati, spazio dedicato alla medicina. Oggi in particolare ci occuperemo delle malattie, dei problemi della pelle, la pelle come biglietto da visita di ognuno di noi. Insomma, il benessere della pelle è importante, è importantissimo. Lo faremo insieme ad un esperto. Grazie per essere con noi, al dottore Eugenio Provenzano. Lui lavora nell'azienda ospedaliera di Cosenza, in particolare nel plesso del Mariano Santo, che ha la divisione di dermatologia, ma ci sono diversi problemi, ne parleremo a breve, perché pensate, tra i paradossi c'è quello di non sono previsti i posti letto in dermatologia, ma ci arriviamo tra pochissimo. Dottore Provenzano, vi ricordo, qualora lo vogliate, potete intervenire e porre delle domande direttamente al nostro esperto. Vista la stagione, quest'estate capricciosa a dire il vero, comunque vista la stagione in molti si preparano per il mare, la pelle e il sole, un rapporto conflittuale, difficile, perché si ama esporsi al sole, però insomma, bisogna farlo con delle regole precise per non danneggiare la pelle. Cominciamo da questo, dottore Provenzano, come proteggere la pelle, con che gradualità esporsi al sole per ricevere i vantaggi e non poi invece essere penalizzati. Intanto la ringrazio dell'invito. Allora, è sempre un piacere partecipare a TEN perché forse è una delle poche realtà per cui è possibile quindi comunicare, quindi collocare direttamente con i pazienti, diffondere le notizie e sicuramente dare informazioni positive o negative come nel caso del sole. Allora, noi da anni come dermatologi calabresi, quindi compresi dermatologi quindi sia ospedalieri che dermatologi ambulatoriali e con l'Università della Calabria e la Regione Calabria, promuoviamo quest'anno per il 2 agosto, questo è importante, è legato moltissimo alla sua domanda, dei questionari. Andiamo direttamente a. Devo dire senza nessun compenso, quindi solo per senso di appartenenza alla disciplina, per amore verso la dermatologia e comunque la medicina in generale e soprattutto per dare importanza a quello che è la percezione dell'utente, della gente. Domande Perché non è percepito come pericolo il sole, eh? Certo, facciamo domande, poniamo un questionario in cui si pongono delle domande che riguardano circa le abitudini del frequentatore, quindi della spiaggia, le abitudini, che cosa fa prima di andare a mare, che cosa fa durante l'esposizione, quale ritiene siano i pericoli imminenti o tardivi e su questo abbiamo già un grosso bagaglio di risposte. Consideri che intanto promuoviamo questa attività che si chiama Sole, Mare e Cute, non a caso, in una decina di centri balneari calabresi, sulla costa ionica, sulla costa tirrenica. E quindi emergono già dei dati, ovviamente, sul fatto che ci sia già una scarsa informazione sul come prepararsi al sole, come esporsi al sole, che cosa Il fai da fare, te non va come bene, integrarlo, certo. sottolineiamolo, Sì, dottore. ma considero sui pericoli immediati, ecco una prima cosa che. Una domanda mi ricordo che era stata fatta nel questionario dello scorso anno, se pensavano che, o si, se l'utente riteneva che il problema delle ustioni possa derivare soltanto dall'uso, ne parleremo, l'uso di farmaci impropriamente da applicare sulla cute o da assumere per via orale, e se ritenesse che estratti vegetali non potessero dare problemi, quindi cosiddetti estratti naturali, e su questo c'è un'ampia discussione su cosa considerare naturale e non considerare naturale. Tornando a quello che si è detto dall'inizio, alcuni anni fa, un paio d'anni fa, prima che si chiudesse il reparto, noi abbiamo avuto ricoverato due ragazze che per esempio prima di esporsi avevano utilizzato una miscela che gli era stata poi anche indicata da un'erboristeria, una miscela particolare di sostanze
tra virgolette naturali, che avevano creato ustioni secondo o terzo grado, perché applicate impropriamente sulla cute e seguite da un'esposizione altrettanto inappropriata possono determinare danni gravi. Quindi, prima indicazione, dottore, è quello di non seguire dei consigli che non provengano da esperti, non applicare sulla pelle delle miscele, anche cioè, non, se non effettuate pensare, con certo, non pensare che solo ciò che è naturale sia privo di effetti collaterali. Quindi il bergamotto, che è una sostanza naturalissima, gli estratti del bergamotto che sono stati utilizzati, in qualche modo sono utilizzati ancora per sensibilizzare la cute in alcune patologie come la vitiligine, se usati impropriamente sono delle sostanze ustionanti, provocano ustioni, quindi fotomediate, cioè determinate e indotte dagli ultravioletti. Quindi chi conosce gli estratti vegetali, quindi tutti gli psoralenici che sono contenuti negli agrumi e in altre sostanze naturali, aumentano la sensibilità alla luce e quindi possono incrementare il danno da ustione. Quindi non seguire tante leggende metropolitane, certo, e tanti consigli fai da te a casa per accelerare il processo di abbronzatura. La pelle va preparata. Quindi, dottore, intanto la prima volta l'esposizione al sole, la protezione deve essere alta e mai senza protezione. Allora, il problema se si usa la protezione è sempre utile utilizzare delle creme ad alta protezione, perché l'obiettivo è proteggersi dal sole e in modo particolare da una frazione degli ultravioletti che sono gli UVB. Gli UVB hanno una lunghezza d'onda più corta e sono quelle che nell'immediato provocano un danno nella superficie dell'epidermide e quindi sono eritematogeni. Allora, l'utilizzazione di creme ad alta protezione bloccano gran parte di questa banda degli UVB che va da 300 ai 400 nanometri orientativamente. Quindi bloccando questa banda si evitano gli eritemi. Mentre gli UVB, che ha una frazione quindi con gli UVA, che hanno una lunghezza d'onda più ampia, quindi hanno una capacità di penetrare più profondamente nel derma, per questo UVB danno superficiale nell'epidermide, ma superficiale, quindi che si estrinseca clinicamente con rossore, eritema. Danno più grave è invece estrinsecato e prodotto dagli UVA, quindi avendo una lunghezza d'onda maggiore determina un danno a livello dell'epidermide ma anche un danno a livello profondo, quindi vuol dire danno vascolare, danno a livello del connettivo e tutti i problemi di elastopatia che sono un po' gli elementi determinanti per l'invecchiamento, quindi le rugosità perché diminuisce l'elasticità cutanea, la formazione delle rughe, quindi la perdita di elasticità e quindi gli effetti proprio della senescenza a livello cutaneo sono determinate prevalentemente dagli UVA, quindi che hanno una lunghezza d'onda più lunga. Allora, fattore massimo di protezione che si utilizza in commercio per i filtri chimici sono filtri che hanno un valore che è 50B. Il 50B segue una scala ormai europea che è stata adottata per fortuna a livello europeo, che è la scala Colipa, o Colipa come si vuole pronunciare in italiano o in francese, che pone come limite massimo, è uguale in tutta Europa, il fattore 50 più, che è il fattore massimo di protezione chimica. Ciò vuol dire che non esistono degli schermi totali, e quindi questo deve essere enfatizzato, se non degli schermi fisici, degli schermi minerali, in cui si utilizzano sostanze come il biossido di titanio, che hanno proprio un effetto coprente, quindi impediscono, quindi formano proprio una patina, sia fisica che chimica, quindi bianca, riflettente, e che utilizziamo nelle patologie dermatologiche che in qualche modo sono sensibilizzate dagli ultravioletti. Quindi, insomma, una giusta esposizione nei primi giorni al sole è necessaria non solo per evitare disagi, ma anche per proteggere la pelle. Cioè, protezione, quindi una crema. Fattore alto di protezione, poi anche quanto tempo e in quali ore della giornata cominciare a familiarizzare con il sole? Altrettanto importante è la gradualità dell'esposizione. Gradualità dell'esposizione significa che bisogna conoscere innanzitutto il proprio fototipo. Un fototipo chiaro come lei sostanzialmente ha possibilità di sensibilizzarsi alla luce solare più
di quanto possa essere il mio fototipo, che è un fototipo 3-4. Ovviamente i tempi di esposizione per me e lei cambiano, quindi bisogna intanto tener conto della propria struttura cutanea. Quindi un fototipo chiaro ovviamente deve stare un tempo minore e anche l'altro fattore importante, oltre al tempo di esposizione, è l'ora in cui ci si espone. Ovviamente perché i livelli di radiazione a mezzogiorno alle 14 sono maggiori rispetto alle ore mattutine, alle ore pomeridiane. E quindi i due parametri che bisogna fondamentalmente conoscere, che determinano poi gli effetti sulla sensibilità a livello cutaneo, sono il tempo di esposizione, la fotosensibilità e l'ora la fase nella giornata in cui ci si espone. Quindi Quindi evitare le ore centrali, questo soprattutto è con soprattutto. le prime esposizioni. E ovviamente in tempi ridotti, perché il tempo di farsi il bagno, di stare in acqua e comunque sotto l'ombrellone, anche lì filtrano degli ultravioletti, quindi credo che i primi giorni siano già sufficienti a determinare quindi una progressiva stimolazione del melanocita, quindi preparare la cute ad un aumento della produzione di melanina che offre una normale barriera agli ultravioletti. E quindi questo è determinante l'incremento progressivo, evitare l'orario di punta perché ovviamente quello c'è la massima incidenza degli ultravioletti, massimo danno. E ci fermiamo perché c'è una telefonata, poi chiudiamo questo ampio capitolo. Pronto? Dunque, buon pomeriggio, sono Giovanna, telefono da Rossano Sì, prego, e signora. volevo dare anche io la mia testimonianza. Sì. Dunque, io soffro da qualche anno di vitiligine e all'inizio, raccontando un po' la mia storia, mi sono recata a Roma, al San Gallicano, e dopo un po' di trattamenti locali mi prescrissero un ciclo di terapia con l'asera del cimere. E io rimasi un po' perplessa perché so che le cure sono lunghe, le sedute settimanali, quindi non erano facili gli spostamenti, soprattutto per una che lavora. Però il dottore lì a San Gallicano mi disse: "Guardi che a Cosenza io so che il reparto di dermatologia è fornito di lasere del cimere ed è uno dei pochi ospedali d'Italia che dà questa prestazione." E mi informai infatti successivamente e seppi infatti proprio che Cosenza aveva proprio questo servizio. E per me insomma la gioia fu grande perché ciò mi consente di restare a casa, di lavorare e di fare questi spostamenti settimanali che poi nel giro di poco tempo mi permettono di ritornare di nuovo a casa. E senti che il responsabile di questo servizio è il dottore Provenzano, che è stato calorosamente, molto stimato da tutti noi per la sua grande competenza e la sua sensibilità. E il dottore Provenzano segue personalmente ogni paziente, è lui che utilizza questa terapia con il laser del cimere. Io Grazie, la allora ha delle posso. domande, ora sono una testimonianza la sua. No, è una testimonianza, volevo dire che sto praticando questa terapia che è già da circa 3 mesi e mezzo, che mi ha dato già qualche risultato sotto le ascelle, sui gomiti, adesso incomincio a vedere anche qualcosa sulle mani ed è una testimonianza veramente di buona sanità a Cosenza, precisamente al Mariano Santo. E lo voglio dire anche ad altri pazienti che hanno il mio stesso problema, che oggi non c'è più bisogno di andare fuori, perché veramente questo è un fiore all'occhiello della nostra sanità al Mariano Santo, che veramente insomma c'è questa possibilità che ci consente di ottenere questi benefici mantenendoci diciamo nella nostra sede. Grazie per averci telefonato, grazie del messaggio positivo che ha voluto lanciare e ci dà l'opportunità anche per precisare meglio di che cosa si tratta, di cosa stiamo parlando. Dottore Provenzano, la terapia Giustamente. di cui la signora, a cui la Sì, signora si è intanto sottoposta, così. ringrazio la signora sicuramente per le parole che ha usato. Realisticamente Mariano Santo, perché noi parliamo in termini di sanità, quindi ne abbiamo anche parlato ab initio, quindi di quella che è la situazione critica nella fattispecie della sanità calabrese e cosentina e nel micromondo del Mariano Santo, quindi una situazione un po' deprimente. Realisticamente la dermatologia costituisce un elemento positivo, cioè un'unità operativa che è
è dotata di servizi che sono adeguati agli standard nazionali. La signora ribadiva che la Serra dei Cimeri è uno un fiore all'occhiello della dermatologia cosentina, perché ce ne sono nelle strutture pubbliche veramente 3 o 4 in tutta Italia. E quindi sicuramente limitiamo fortemente quella che è la migrazione sanitaria e consideri che molti dei pazienti che ora sono affiliati al Mariano Santo come servizio di laser e quindi di fototerapia facevano dei lunghi viaggi. La sede più vicina è Firenze, quindi Prato, è una struttura privata, quindi se lei clicca su vitiligine, quindi le risalta subito immediatamente un nome che è questo centro di fototerapia, di microfototerapia di Prato, quindi è grosso, rinomato, c'ha anche una possibilità di fare microfototerapia. Ebbene, molti pazienti fino a qualche tempo fa erano costretti a partire, pagare la seduta oltre 90 euro, sobbarcarsi il viaggio di andata e ritorno, ovviamente con un peso notevole per uno che, come la signora, come tanti altri, non ha una patologia grave, ma una patologia come la vitiligine che crea grandi problemi, soprattutto di tipo psichico e di relazione, perché avere delle macchie bianche in qualche modo limita già il paziente e limita anche chi incontra il paziente, quindi ad avere contatti immediati, quindi ci sono delle grosse sofferenze psicologiche di cui molte volte il medico o chi organizza o chi parla di sanità non ne tiene conto. Ribadisco ancora una volta, l'ho fatto già altre volte in questa trasmissione, che le patologie dermatologiche, stranamente, più di quanto si possa pensare, hanno un peso nella qualità di vita notevole, perché l'organo più esteso che noi abbiamo è la cute e sostanzialmente le patologie lei le vede, non c'è certo, possibilità abbiamo di detto, immaginarle. Che è il nostro biglietto da visita, la pelle. Certo. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto. Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Chiamo da Cosenza. Sì, qual è la domanda per il dottore? Volevo chiedere al dottore se il sole e il caldo nei mesi estivi interferiscono con le terapie dell'acne. Ok, grazie. Allora, cosa diciamo? Un'altra domanda interessante, ha anticipato un po' i tempi, sì, rispetto a quello che si diceva, sì. Influenzano la terapia dell'acne, il sole e il caldo, sì, enormemente. Intanto parliamo di argomenti diversi, quindi dalla vitiligine, quindi all'acne. Poi ritorneremo. Però vede, un po' tutte quante le patologie cutanee in qualche modo sono in relazione con l'ambiente, perché parlavamo di patologie cutanee, le patologie cutanee si osservano, si vedono e quindi sono fortemente influenzate da quello che è la cute e quello che costituisce l'organo di confine, quindi tra il nostro ambiente e l'ambiente esterno. E quindi è un'ampia superficie che risente enormemente, quindi dell'esposizione, del caldo, del freddo, quindi è così come in condizioni fisiologiche determina, quindi c'è uno scambio continuo quindi tra il nostro organismo e l'ambiente esterno, a cominciare dalla regolazione della temperatura. Pensi, il colpo di calore può avvenire quando c'è un'alterazione di questa regolazione, che noi immaginiamo possa essere una cosa banalissima, è fondamentale per la sopravvivenza, perché se si rompe questo equilibrio, ovviamente uno va in ipertermia, incompatibile con la vita, o in ipotermia, certo, con danni gravi incompatibili con la vita. È un sistema di termoregolazione. La cute non è semplicemente un rivestimento, quindi è un organo a tutti gli effetti, quindi la possibilità di scambiare calore in caso con la vasodilatazione, quindi con la sudorazione, noi ci abbiamo quindi rapida, immediata dispersione di calore e lo si fa con la vasodilatazione e con la perdita e con la sudorazione, quindi perdita di liquidi. Quindi tornando alla nostra telespettatrice, cosa le certo, diciamo? Certo, tornando, che è influenzato enormemente, evocano queste domande, evocano una risposta. Cosa deve fare? Deve evitare il sole? Risposta già importante, sì. Non evitare il sole, perché molto spesso l'acne migliora con l'esposizione al sole, perché gli ultravioletti hanno un'attività sebo regolatrice, quindi riducono
la funzione delle ghiandole sebacee e quindi sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi, sebbene esistano delle eccezioni alla regola, l'acne migliora enormemente con l'esposizione alla luce. Quindi di per sé quindi, chi si espone alla luce gradualmente ha dei progressivi e netti miglioramenti dall'acne, tant'è che può sospendere o ridurre fortemente le terapie che usa topicamente o per via sistemica. Viceversa, non può utilizzare delle sostanze o ridurre fortemente l'assunzione di sostanze che sono fotosensibilizzanti, o comunque se si utilizzano delle sostanze fotosensibilizzanti, faccio un esempio banalissimo che è l'uso del contraccettivo. Quindi la presenza di estrogeni aumenta la fotosensibilità alla cute, della cute nei confronti degli ultravioletti. Quindi chi usa il contraccettivo durante il periodo estivo deve ridurre necessariamente l'esposizione alla luce, quindi perché ha maggiori possibilità di andare incontro agli effetti collaterali tipo l'eritema solare, e avere il melasma, le macchie scure, quindi aumentano percentualmente e sicuramente in relazione tra gli effetti collaterali all'uso dei contraccettivi, quindi di largo uso, tant'è che 60 milioni di donne al mondo utilizzano quotidianamente la pillola, quindi si immagini quindi l'impatto che ha, ma anche prodotti, quindi è condizionata dal fatto che non si possono utilizzare o se si utilizzano in forme particolari, per esempio un gruppo di antibiotici che è fortemente utilizzato e correntemente utilizzato nel trattamento dell'acne sono gli antibiotici del gruppo delle tetracicline. Le tetracicline è sicuramente il farmaco, l'antibiotico di elezione nel trattamento dell'acne, ha un piccolo effetto collaterale perché è fotosensibilizzante, tranne delle formulazioni recenti in cui si è ridotta la fotosensibilità, però se si utilizza o se si deve utilizzare necessariamente la tetraciclina va adoperata per esempio le ore serali piuttosto che le ore notturne, va sempre utilizzata una fotoprotezione. Quindi prima elevata. Di esporsi al sole, la nostra telespettatrice, certo, dobbiamo consigliare di andare dal dermatologo e rivedere la terapia. Ma chiedere al dermatologo di fiducia, a chi la segue, come modificare la terapia. Per esempio alcuni prodotti possono, che sappiamo essere fotosensibilizzanti perché conosciamo l'effetto collaterale, proprio perché si conosce, se ne limita l'applicazione, per esempio alle ore serali si possono fare quindi dei derivati del retinoidi applicati la sera e non durante le ore diurne, quindi perché là ci sarebbe un eritema, quindi da fotosensibilizzazione. Benzoil perossido è un'altra sostanza che viene comunemente utilizzata per l'acne comedonico pustolosi, è da riservare per esempio soltanto alle ore notturne. Ci sono peraltro altre sostanze come l'eritromicina ad uso topico che possono essere utilizzate anche correttamente durante la giornata. Per tornare alla domanda, importante è anche quello che si fa nell'uso delle creme schermanti. Non tutte le creme sono uguali. Chi ha problemi di seborrea, chi ha problemi di acne deve usare sempre un fattore alto di protezione, ma in questo caso scegliere in particolare delle creme o comunque dei prodotti che hanno una fotoprotezione che utilizzano come veicoli diversi dalle creme, cioè dall'unguente. Cioè più è pastoso, più è cremoso, più è grasso il veicolo, più può determinare un'occlusione e favorire l'acne. Quindi chi ha l'acne e chi ha la cute grassa deve per esempio utilizzare più delle creme schermanti sotto forma di emulsioni o di latti piuttosto che in creme, perché questo ingrassa poi eccessivamente la cute, c'è un'altra emulsione tra il prodotto che si applica alla seborrea, quindi è sgradevole dal punto di vista cosmetologico, quindi è importante anche queste cose, piccole scelte. Come è importante altrettanto dare dei consigli banali, cosa che non si fa perché si dà per scontato. E quindi parliamo ad una platea ampia di utilizzatori di farmaci. Leggete attentamente su tutti i foglietti illustrativi qual è il livello massimo di temperatura sopportabile dal farmaco prima che subisca delle variazioni chimiche e quindi essere inefficace o addirittura dannoso. Quindi se si utilizzano delle creme scormanti, non portarsele a mare in borsa, applicarle prima, tenerli in un posto protetto dagli ultravioletti naturali, perché anche le creme,
Ci sono molte creme che hanno come veicolo l'acqua e quindi l'esposizione diretta alla luce determina quindi un surriscaldamento dell'acqua contenuta, quindi addirittura poi una separazione dei componenti, quindi oleosi ed acquosi, perché le creme sono fatte da una componente acquosa e da una componente invece oleosa, cioè la separazione delle due parti che rende il farmaco assolutamente privo di efficacia o addirittura, se si applica elettivamente o solo la fase acquosa o solo la fase oleosa, negativamente può determinare quindi dei danni ed avere effetti negativi Allora, piuttosto che fate anche molta positivi. attenzione alle creme. Noi ci fermiamo perché c'è la pubblicità. Restate con noi. Seconda parte di Parliamone, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di malattie della pelle, lo stiamo facendo insieme ad un esperto, il dottore Eugenio Provenzano. Lui lavora nell'azienda ospedaliera di Cosenza, esattamente al Mariano Santo, e proprio nella prima parte abbiamo avuto una bella testimonianza di una signora di Rossano che era andata a Roma per curare la vitiligine. Da Roma, pensate, l'hanno rimandata al Mariano Santo perché lì c'erano non solo le professionalità, ma anche gli strumenti adatti per dare risposte a questo suo bisogno, a questa sua malattia. E la signora ha detto di aver avuto vicino casa delle risposte esaustive, insomma, frenare i viaggi della speranza. Ci stavamo occupando poi dell'esposizione, di come proteggere la pelle dal sole, visto che siamo in estate. Abbiamo parlato di tante cose, il fattore di protezione che deve essere molto alto, soprattutto c'è una telefonata? Sì, Pronto? Sì, signora, pronto. allora non faccio il riepilogo, andiamo subito al sodo. Qual è la domanda per il E dottore? beh, innanzitutto il dottor Provenzano, grazie a lui che mi sta curando ad una brutta malattia, e dovevo fare una domanda ben precisa se con tutte quelle medicine che sto prendendo, se posso prendere un po' di sole. Dottor Provenzano, adesso vi vedo in diretta. Sono orgogliosa di dire che sono curata da voi. Grazie. Sì. Signora, se deve abbassarmi Sì, gentilmente sono. il Allora, volume del televisore e ci deve ascoltare certo. solo per telefono, se no non Allora, riusciamo a perfetto. comunicare. Grazie. Adesso parlo. Sì. Dottor Provenzano, io ero andato a Roma, all'IDI di Roma, per curarmi di questa malattia, il pemfigo. Come ha detto la signora precedente, da Roma mi hanno mandato a voi, al Mariano Santo, perché abito a Cosenza, anche se sono una forestiera da tanti anni che abito qui. Sono orgogliosa di dire che grazie a voi sono 5 anni che lotto questa malattia che è il pemfigo, me la state tenendo a bada meravigliosamente bene, con tutte le conseguenze del cortisone, dell'immunosoppressore che prendo da 5 anni. La domanda che vi faccio è questa, a nome di tante altre persone, possiamo anche noi prendere un po' di sole e poi farvi una comunicazione se mi è possibile? Dica. Sì, Pronto? noi la sentiamo, la stiamo ascoltando. Allora, voi mi state ascoltando, ma io non sento niente, ho abbassato il televisore, dunque non capisco più niente, No, niente la se stiamo sto. ascoltando. Allora, la Dica. domanda al dottor Provenzano è questa: posso prendere un po' di sole senza scherzi di mettermi cappello, guante, fascia, eccetera, per questa malattia che ho? Perché questo riguarda le domande che ho avuto da altre persone malate come me. Va bene, allora, dottor Provenzano, rispondiamo alla E poi signora. penso che la signora volesse fare, mi diceva, una Sì, comunicazione. ma Sì, rispondiamo prima e poi le facciamo rispondete prima a fare. questa domanda che mi hanno fatto tante persone Ah, è malate così. come Ecco. me di pemfigo. Allora, signora, dipende dal tipo di farmaco che si utilizza. Lei ha menzionato il cortisonico e l'immunosoppressore, L'immunosoppressore, quindi l'aziatoprina sicuramente sono. sì. E tanto è voi che mi tenete sotto cura da 5 anni meravigliosamente. Sì, io la ringrazio. Allora, sicuramente è nel suo caso specifico, quindi l'utilizzazione dei cortisonici e l'azatioprina, che è uno dei farmaci del gruppo degli immunosoppressori, può essere utilizzato sicuramente durante il periodo estivo e può essere fatta quindi una progressiva esposizione, con tutto quello che si diceva ab inizio, quindi utilizzazione
di una crema schermante, soprattutto nelle fasi iniziali ad alta protezione, quindi un fattore 50 più, quindi coprire uniformemente tutta la superficie cutanea ed esporsi progressivamente. Queste sono le regole generali, che vale anche per chi è affetto da patologie come il pemfigo e il pemfigoide. Ovviamente dipende anche poi da altri prodotti che si fanno, perché nel gruppo degli immunosoppressori sono tantissimi e quindi sì. E cambia anche il tipo di patologia, mentre un'esposizione graduale è sicuramente protetta e consentita nel pemfigo e nel pemfigoide, che sono patologie autoimmuni di tipo bolloso. L'esposizione invece è limitata a pazienti che hanno altre malattie autoimmuni come il lupus eritematoso, sistemico, cronico, o altre patologie come le connettiviti miste, in cui normalmente c'è, o indifferenziata, c'è un aumento della patologia, quindi dell'attività immunologica in caso di esposizione. Mi sottolineo in modo particolare quindi che c'è questo rapporto, lupus si chiama così perché il problema è che chi è affetto da lupus deve evitare proprio l'esposizione al sole e avere un'attività prevalentemente serale, notturna, da questo deriva il termine di lupus come malattia. Quindi dipende dal tipo di patologia e dal tipo di farmaco che si fa, ricollegandomi a quanto stavo dicendo in precedenza, certo, prima dell'interruzione pubblicitaria. Ovviamente nel caso della signora, utilizzando soltanto questi due farmaci, come gran parte della patologia è bollosa, è consentita, torno a ripetere, un'esposizione regolare e progressiva fotoprotetta. Allora, abbiamo dato questa buona notizia, qual è la comunicazione? Così poi ci salutiamo. La comunicazione è questo, è che... Ecco, io grazie al Mariano Sant, che ho conosciuto, il dottor Provenzano, per la sua serietà, eccetera, ho avuto modo di diventare, diciamo, quasi un'eroina per tanti ammalati. Mi sono iscritta a un'associazione che abbiamo fatto tutti tra noi, perché siamo centinaia di ammalati di pemfigo in tutta Italia. Abbiamo un nostro sito, eccetera. Su questa cosa qui vorrei, se c'è qualcuno che mi sta ascoltando, perché parecchi stanno ascoltando che hanno questa mia malattia, voglio comunicare al dottor Provenzano che noi della MPP, Associazione del Penfigo, abbiamo avuto un convegno a Roma su un dottore, un ricercatore che pare che sta facendo le ricerche come curare il penfigo. Purtroppo sapete benissimo, nel 2013 che siamo andati a ottobre, lui ha detto che se a fine anno aveva dei sovvenzionamenti si poteva fare un discorso serio. Il sovvenzionamento dallo Stato l'ha avuto, però manca pure un'altra certa somma. Quella certa somma noi che siamo associate della NPP ci stiamo dando da fare tutti quanti per riunire questa somma qui. Voi mi direte perché lo sto dicendo a voi. Perché tante persone non hanno il mio numero telefonico per dire su che conto corrente farlo, oppure non sanno il nostro sito, perché il nostro sito è www.penfigo.it. Benissimo signora, lì, grazie. Tutte le delucidazioni, un'altra gentilezza signorina. Guardi, io ringrazio il dottor Provenzano. Grazie, abbiamo dato anche il riferimento dell'associazione, insomma grazie. Auguri e in bocca al lupo per tutto e complimenti per quello che fa. Andiamo avanti e dicevamo del sole, della pelle, ieri temi, ne abbiamo parlato tantissimo in questi minuti, come curarli. Allora, mi ricollego un attimo è importante, mi scusi, poi ritorno alla sua domanda. Sì. Allora, quanto ha detto la signora, perché è importante, intanto perché sono il pemfigo, le patologie bollose, sono delle patologie... Abbiamo un'altra telefonata, quindi ci ritorneremo dopo, daremo risposta a tutte e due le domande. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Se abbassa il televisore così comunichiamo meglio. Da dove ci chiama? Da Rende. Sì, qual è la domanda per il dottore? Allora, due quesiti. Una per l'alopecia androgenetica. Siccome mi hanno consigliato in farmacia che esiste un farmaco, Aloxidil dovrebbe chiamarsi, e volevo chiedere al dottore se ci sono dei risultati positivi con questo farmaco qui. E poi un altro quesito, per la sudorazione eccessiva,
sto usando un deodorante che si chiama Apaxil, che è a base di cloruro di alluminio. Volevo sapere se poi più in avanti potrei avere dei problemi, perché mi hanno parlato insomma che il cloruro di alluminio porti poi più avanti a dei tumori. Grazie, ascolto per televisione. Grazie a lei per averci telefonato. Cosa rispondiamo, dottore? Allora, intanto all'alopecia androgenetica, quindi è una patologia che affligge elettivamente i maschi, ma una percentuale con rapporto 10 a 1 interessa anche le donne. Il problema è abbastanza diffuso, perché ormai il 35% della popolazione maschile ne affetta. Allora, il problema è un'alopecia androgenetica, quindi in cui la genetica gioca un ruolo determinante nell'induzione della patologia. È una patologia che insorge progressivamente nell'età postpuberale e quindi comincia a trovare quindi una evidenza clinica dopo 18 anni mediamente, quindi con possibilità nelle forme più gravi di calvizia precoce, quindi anche a 22-23 anni. Quindi anche questo con un disagio psicologico che viene superato a malincuore, ma rimane sempre un grosso problema. Sicuramente il farmaco a cui faceva riferimento, quello che ha menzionato, è un nome commerciale, ma il nome farmacologico è il minoxidil. Il minoxidil è in terapia per il trattamento dell'alopecia androgenetica topica ad uso locale da almeno 25 anni. Sicuramente ha un'efficacia riprovata, ci sono tanti dati di letteratura, basta collegarsi sui siti seri, quindi sui siti di diffusione delle notizie che riguardano il medico, la farmacologia, perché guardi, poi mi rifaccio ad altri problemi, quelli della tricologia sono dei grossi problemi, perché si innestano in questo campo diversi venditori di fumo. Per cui abbiamo visto diversi pazienti che sicuramente dopo trattamenti economici anche rilevanti non hanno risolto il loro problema. Ma il problema, qual è l'obiettivo della terapia dell'alopecia androgenetica? È bloccare, fino a quando è possibile, ritardare il processo di miniaturizzazione, cioè di riduzione progressiva del follicolo, che è la sede in cui è innestato il pelo. E a questa progressiva riduzione della sede del follicolo corrisponde dal punto di vista clinico una progressiva riduzione dello spessore, della lunghezza del capello. Allora, se si interviene in questa fase in cui c'è questa regressione, questa inversione, si riesce a bloccare questo processo, quindi a far persistere il capello quindi più a lungo, quindi riattivare di nuovo il microcircolo, determinare di nuovo un allungamento del follicolo e quindi di nuovo una ristrutturazione del capello. Quindi molto spesso qual è l'obiettivo? Conservare, l'obiettivo primario, il numero dei capelli che il paziente ha. Quindi questo è l'obiettivo determinante. Sicuramente l'efficacia è riprovata. Inoltre il 70% dei casi, quindi noi usiamo dei dati statistici, sappiamo benissimo che tutti i farmaci non fanno bene a tutti uniformemente, quindi c'è una estrema soggettività, per cui un paziente risponde in maniera ottimale, chi risponde parzialmente, e ci sono anche, ahimè, le forme resistenti. Però il panorama terapeutico cambia, per fortuna, in tempi abbastanza... Quindi glielo consigliamo. Da considerare, perché è il cardine della terapia topica dell'alopecia androgenetica, che ha dei dati di letteratura e di esperienze personali, individuali, sicuramente di strutture importantissime, quindi sicuramente lo può utilizzare, quindi può utilizzarlo poi a percentuali del 2 o 5%, però sostanzialmente il prodotto ad uso topico funziona. E così è possibile poi associare, quindi si inizia semplicemente con una terapia ad uso topico, perché essendo una patologia che è previsto un trattamento a lungo termine, si scelgono dapprima delle terapie riprovate, di sicura efficacia, e poi ovviamente c'è la possibilità di intervenire con farmaci sia per via sistemici che con altri farmaci topici, non ultimo per esempio l'associazione importante tra il minoxidil e il plasma piastrinico. Il plasma piastrinico consideri che ha dei fattori di crescita importantissimi. Fattori di crescita.
Allora, forse abbiamo un'altra telefonata, abbiamo concluso con la risposta al nostro telespettatore prima. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Da dove ci chiama? Da Cosenza. Sì, da Cosenza. Prego, qual è la domanda per il dottore? Volevo domandare al professore, no? Sì. Io sono positiva al test di Shirum. Allora, mi abbassa il televisore intanto, signora, sì, per piacere, perché altrimenti abbiamo difficoltà nel comunicare, non la sentiamo bene. E ripetiamo la domanda. Al test di Shirum. Sì, al test di Shirum sono positiva. Sì. La malattia di Sjögren. La sindrome di Sjögren-Larsson. Che mi porta dolore a tutto il corpo. Dopo 7 anni a Cosenza, mi hanno diagnosticato questa malattia. Sì. Dico, ma voi la curate? Quindi qual è la domanda? Lei che cosa, cioè, vuole, quale, che tipo di indicazione vuole? Vuole sapere cosa deve fare? Veramente... Veramente a me mi hanno mandato fuori. Signora, mi deve abbassare il televisore per piacere, altrimenti diventa complicato, ci deve ascoltare solo per telefono, se no non riusciamo a sentirla. Sì. Allora, qual è la domanda per il dottore Provenzano? Allora, io... La domanda è perché... Dico, come mai mi hanno mandato fuori e no a Cosenza di trovare questa... Deve abbassare il televisore, altrimenti non riusciamo a comunicare, signora. Va bene, abbassa. Allora, dottore Provenzano, intanto credo che abbiamo capito. Sì, la signora ha fatto due affermazioni. Ho il test di Shirmer positivo. Il test di Shirmer positivo è un test che si forma, che fa generalmente l'oculista e che determina la secchezza oculare. Sì, ma io mi chiedo scusa, dolore a tutto il corpo. Sì, la secchezza oculare fa parte, uno dei primi sintomi, è un sintomo basilare che può far parte quindi di un'ampia sintomatologia. Nel corso di malattie autoimmuni... Sì, ho la lingua spaccata. Sì, ma c'è tutto il problema di secchezza oculare e secchezza della bocca, quindi che tecnicamente si chiama xerostomia e xeroftalmia. Allora, questi possono essere dei sintomi isolati oppure far parte di una sindrome. La sindrome che probabilmente ha la signora è la sindrome di Sjögren-Larsson, che è una malattia autoimmune, in cui c'è la positività di alcuni anticorpi che si devono ricercare, che sono gli anti-SSA e anti-SSB, ma questo poco conta. Il problema è che sostanzialmente... Signora, ascoltiamo il dottore però. No, è importante interloquire. L'importante è che è una malattia complessa, che ha questi sintomi cardini, che ha problemi che riguardano poi altri organi, quindi ci possono essere di accompagnamento delle mialgie, e quindi una fibromialgia, ci può essere di accompagnamento un problema di interessamento articolare, quindi delle artriti, delle tenosinoviti, quindi come tutte le patologie autoimmuni c'è una serie di sintomi ovviamente che possono essere completi o parziali di una sindrome. Ovviamente è importante porre la diagnosi, ma credo che forse anche una... in questi casi non so perché la paziente si chiedeva perché l'hanno mandata fuori. Non lo so chi è che l'ha mandata fuori, ma sostanzialmente... Scusate, dottor, mi ha detto il dottore del Mariano Santo che mi ha fatto un'ecografia al fegato, che questa malattia va indagata in un centro cuore. Come Milano, Roma, Bologna. Sì, signora, le affermazioni del singolo contano poco. Guardi, per fortuna a Cosenza può rivolgersi ci sono anche dei valenti reumatologi. Consideri che sostanzialmente le malattie autoimmuni hanno dei protocolli terapeutici e di indagini che sono uguali in tutta Italia. Quindi il fatto stesso di andare fuori, non so, perché non è che deve fare quindi delle indagini particolari, deve sottoporsi a esami protocollari
che sicuramente l'aiuteranno nella determinazione della sindrome, quindi nell'accertamento diagnostico, e sicuramente gli stessi saranno in grado di dare anche una risposta terapeutica. Ovviamente, consideri che questi gap dal punto di vista conoscitivo non ci sono, ovviamente. Poi non è che si possono difendere ad oltranza tutti, cioè queste affermazioni sono... Allora, dottore, mi scusi, siccome abbiamo altre telefonate, lo dico anche alla signora, quale indicazione? La signora, il consiglio pratico da fare? Ma la signora, così, vabbè, il collega aveva consiglio, non so per quale motivo di rivolgersi fuori, però sono sicuramente accertamenti che può effettuare a Cosenza rivolgendosi alla Roma... Ma voi la curate, voi allora, questa... Noi non la curiamo per quello che alcune aspetti. Allora signora, noi abbiamo ormai delle competenze, sicuramente in questo momento le potrei sembrare arrogante se le dicessi che sono in grado esclusivamente di curare la terapia. Noi curiamo un'azione diretta, e i migliori risultati si ottengono quando c'è una cooperazione di più specialità. In questo caso l'attività migliore c'è quando c'è una cooperazione tra reumatologo, dermatologo, internista, quindi si crea una rete che dà i migliori risultati al paziente. E sicuramente però, a Cosenza... Io ci sono stata alla reumatologia a Cosenza, non mi hanno saputo fare una diagnosi. A me sapete chi mi ha fatto fare, chi mi ha fatto la diagnosi? Dica. Pronto, mia. Non me l'avrebbe potuta curare il dottore Bonofiglio, che perché mi ha mandato dal reumatologo alla quale io ho pagato 130. Signora, mi pare anche un caso, non dobbiamo fare polemiche. Ma sicuramente alla signora, rivolgendosi alla reumatologia, quindi alla medicina, sicuramente troverà le indicazioni e l'integrazione per una terapia che ormai universale, cioè il protocollo terapeutico. Allora, la signora è quello. Si deve rivolgere alla medicina, alla reumatologia quindi, a Cosenza, l'ospedale dell'Annunziata. Grazie per averci telefonato. Poi ci sono dei casi che sono più complicati di altri, certo, e ci rendiamo conto che la signora ha ragione quando dice, insomma, abbiamo impiegato 7 anni, tanto tempo, no, per definire una diagnosi, tempo che si è perso poi per la cura. Purtroppo si registrano anche di questi casi. Non va bene, dottore, questo non... No, ci sono allora, nell'azienda, comunque sicuramente una cosa che manca è sicuramente una rete, una comunicazione tra sistemi, e questo è influenzato negativamente dal fatto che dermatologia si trova a Mariano Santo, nefrologia si trova all'Annunziata, probabilmente non si parla di una cosa seria a Cosenza, che è un ospedale, cioè una struttura. È importante, una struttura unica probabilmente migliora anche la qualità dei rapporti. Anche la qualità delle prestazioni. Certo, perché sennò diventa complesso, perché è facile in una situazione, per esempio c'è una stretta collaborazione tra quello che è stato tradizionalmente i reparti che c'erano al Mariano Santo, quindi abbiamo vissuto un'azione integrale tra pneumologi, oncologi, dermatologi, radioterapisti, e tuttora, cioè il fatto di essere in un piccolo ospedale vicini ci consente un immediato passaggio, quindi della comunicazione, ma anche di invio del paziente, per cui noi ormai superiamo molte di quelli che sono gli ostacoli burocratici. Il radioterapista manda dal dermatologo, il dermatologo manda al radioterapista, all'oncologo, c'è comunque un rapporto di scambio con l'allergologia, quindi quotidiana. Per cui quando si collabora tra specialisti si migliora notevolmente. Certo, e questo dovrebbe essere la diagnosi, la regola, la terapia, no, la qualità. Purtroppo ci sono le eccezioni come nel caso della signora. Ci fermiamo e poi di nuovo in studio. Restate con noi.
terza e ultima parte di Parliamone, ve lo ricordo ancora una volta, ci stiamo occupando di patologie della pelle, lo stiamo facendo insieme ad un esperto in studio, il dottor Eugenio Provenzano. In questa trasmissione stiamo affrontando molti problemi importanti, eravamo partiti con dei consigli invece generalisti, insomma per tutti, invece ci siamo trovati e ve ne ringraziamo per la fiducia ad affrontare patologie davvero particolari, patologie a volte anche rare a cui abbiamo dato delle risposte. Ma ritorniamo, facciamo un passo indietro, non lo possiamo fare il passo indietro perché pare ci sia un'altra telefonata, degli eritemi parleremo poi alla fine. Che abbiamo in linea, buonasera. Buonasera, sono Paola. Da dove ci chiama? È da Montalto. Sì, prego, qual è la domanda per il dottore? Il dottore Provenzano, buonasera. Io ogni anno praticamente si presenta, penso sia ignorantemente una follicolite, perché ogni volta che faccio la ceretta, sarà una domanda banale, alle braccia mi si riempie dopo quasi 4-5 giorni, quando forse il pelo incomincia ad uscire, uno sfogo e praticamente ha un prurito tutte le braccia e anche nelle zone più delicate. È una cosa esteticamente sgradevole, perché sto riprovando pure d'inverno, pensavo che fosse il sudore, pensavo che fosse il sole, e invece no, perché l'ho fatta anche d'inverno con le maniche lunghe, mi si ripropone ogni anno la stessa cosa. Sono dei puntini che si riempiono e mi danno prurito. Ed è una cosa fastidiosissima. Ma dopo la depilazione o sempre? Praticamente dopo la ceretta. Ah, ok. Sulle braccia e anche sulle zone delicate. Sì, sì, e linguine sono le zone... Allora, io penso che ho usato un cortisone, il Dermaval, sto usando il Gendalin, mi hanno detto di mettere... acqua ossigenata, di mettere tanta roba, però non sono riuscita ad avere dei buoni risultati. La risposta le sembrerà paradossale, però per intenderci che quando c'è una follicolite, in questo caso da depilazione, che viene fatta con mezzi meccanici, quindi la ceretta, il rasoio, la possibilità di avere follicolite è frequentissima. E la terapia non esiste perché è una follicolite di tipo fisico, quindi è proprio di per sé la rasatura, la depilazione che induce la follicolite, fino a quando poi c'è la riemersione del pelo, specialmente perché gli strappi meccanici, quindi reazione chimica, determina quindi un po' una deviazione del pelo da quella che è la struttura naturale che è il follicolo, e quindi provoca proprio una... reazione, una chemiotassi, si chiama dei neutrofili. I neutrofili sono quelle cellule che provvedono al primo intervento, quindi il primo intervento quando c'è qualcosa che non va, che è riconosciuto come estraneo, quindi il primo intervento di captazione dell'aggressione da parte dei neutrofili. I neutrofili formano le follicoliti con materiale purulento, però non si tratta di una infezione, ma di un processo infiammatorio. Per cui il problema è che le terapie sono inefficaci, perché l'unica cosa che si può considerare la signora è di effettuare una depilazione non meccanica, ma una depilazione mediante laser o luce pulsata. Perché in questo caso c'è un'attività di depilazione che non prevede se non la cessione di energia in corrispondenza del follicolo e quindi del pelo, quindi il danneggiamento del bulbo e dell'assetto microvascolare che porta quindi sostegno e sostentamento al bulbo. In questo caso ottiene quindi una depilazione sicuramente più efficace e scevra di effetti collaterali, perché tutte le azioni meccaniche e tutte le terapie che possono essere fatte sono soltanto lenitive, non hanno un'azione terapeutica, quindi possono lenire soltanto il bruciore, il prurito, l'infiammazione, ma nient'altro. Infatti escono lo stesso. Questo sì, il problema è che ovviamente poi si verificano soprattutto nella regione inguinale, quindi degli incisamenti e poi cicatrici e atrofie, per cui in queste zone sono elettivamente indicate le depilazioni non meccaniche, ma attraverso laser e luce pulsata, che sicuramente rispetto al passato sono sicuramente si possono affrontare economicamente con un costo sicuramente più basso rispetto al passato.
consiglio che è abbastanza diffuso l'uso e sicuramente l'utilizzazione di queste due metodiche riduce enormemente la formazione delle follicoliti, dell'incistamento, della tricocriptosi, si chiama tecnicamente, o dei pelincarniti, e quindi tutta la complicanza che consegue all'azione meccanica. Allora, questa è Quindi il la nostra consiglio, indicazione. certo, perché dal punto di vista terapeutico è perfettamente inutile, cioè non limita soltanto l'infiammazione, non fa guarire, perché ogni volta, la signora poi l'ha già sperimentato, ogni volta che fa depilazione ovviamente c'è la reinfiammazione, il processo si riattiva. Sì, Quindi il problema è andare a capisco. monte del processo, perché altrimenti le terapie sono soltanto sintomatiche e soltanto antinfiammatorie e sedative, quindi per quello che riguarda l'infiammazione all'eritema. Allora, se lei non ha altre domande, noi la salutiamo. Grazie, la ringrazio, Grazie siete a stati lei, grazie un per saluto, averci arrivederci. telefonato. Allora, dottore, dicevamo, per chi non ha grossi problemi invece, per chi no, non assume farmaci, forse abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto. Eh sì, buonasera e benvenuta. Buonasera, senta, chiamo da Cosenza. Sì. Volevo sapere se esiste qualche terapia efficace per i geloni, siccome c'è una ragazzina che ha questo problema. Alle mani. Sì. Allora, sì, il gelone è una classica patologia che colpisce le giovani donne, quindi le puelle, quindi le ragazze giovani. Eh, 14 anni. sì, sì, Ecco. sicuramente sì, è una condizione particolare, quindi soprattutto soggetti magri sono quelli che maggiormente sono esposti ai geloni, che tecnicamente si chiamano eritema pernio, quindi sempre eritema pernio, quindi da freddo, perché in questo caso l'azione fisica, il freddo, mi riconduco sempre a quanto detto inizialmente, il problema, la cute, organo cute costituisce un sistema di scambio con l'ambiente esterno. Quindi in questo momento stiamo parlando di caldo, la signora invece pone il problema del rapporto cute-freddo. Sì, E allora in questo nell'inverno caso sì, è soprattutto, ma da proprio quest'anno diciamo che... l'esposizione al freddo, signora, il problema. L'alterazione funzionale del microcircolo, quindi a livello dei capillari e dei precapillari, che determina quindi una paralisi di questo sistema, per cui lo scambio termico, come le dicevo, di vasodilatazione e vasocostrizione è un po' fissato verso la preponderanza della vasocostrizione, cioè in questo caso quando il meccanismo è un po' paralizzato, allora la vasocostrizione che cosa determina? Quindi una minore apporto alla periferia di sangue, per questo c'è l'infiammazione e l'aspetto un po' cianotico, bluastro della lesione, che evidenzia proprio il fatto dello scarso afflusso di sangue. Quindi più basse sono le temperature, per quello che si diceva all'esterno, maggiore la vasocostrizione, quindi maggiore poi la comparsa del danno alle strutture periferiche, che sono soprattutto le dita, quindi a livello digitale, a livello dell'estremità, talvolta delle orecchie, quindi delle dita dei piedi, sebbene là si verifichi di meno perché c'è la protezione delle scarpe. Quindi fondamentale, signora, due cose, è la prevenzione. Quindi Infatti. cominciare intanto nel fatto di evitare l'esposizione diretta al calore, quindi passare magari dallo scaldino, dal termosifone, dalla fonte di calore e spostarsi. Già questo determina quindi una vasocostrizione. Quindi detergersi con acqua calda è un elemento che determina poi rapido passaggio caldo-freddo, quindi anche qui incentiva la vasocostrizione. Dobbiamo soltanto, lei c'ha soltanto i geloni, però non ha il fenomeno di dire no, non diventano violacee le mani, vero Sì, signore? ma sono un pochino sull'oscuro, Quindi, sì, è una sola, quindi bisogna, poi ci sono diverse sfaccettature del problema, perché già il fenomeno di Raynaud, quindi è un fenomeno più intenso di tipo vasospastico, che può essere anche il primo elemento di una patologia di tipo autoimmune come la sclerodermia, quindi molto precoce. Per questo è importante intanto che la signora si faccia vedere. Per quello che è la domanda, si può fare molto sulla prevenzione, quindi deve Delle cominciare a fare la fiorette ai terapia non mirtilli, tanto mi quando sa. si è instaurato già l'eritema pernio, quindi Infatti. quando si sono instaurati i geloni, ma prima, quindi Infatti. con dei vasodilatatori, ma comunque facendo anche uno studio per vedere se deve escludere sempre patologie coesistenti, quindi escludere soltanto e confermare che si tratti di un eritema pernio e che non si tratti di una spia di patologie autoimmuni, quindi che non si tratti di un fenomeno di Raynaud. Quindi sostanzialmente è importante quindi
la valutazione clinica, la valutazione diagnostica, escludere la positività di anticorpi, quindi fare eventualmente anche la capillaroscopia, e fare banalmente, guardi signora, alcune volte bastano norme igieniche di cui le ho accennato prima, l'utilizzazione per esempio dei guanti e soprattutto quindi l'utilizzazione di sostanze che non sono neanche farmaci, sono degli integratori che agiscono sicuramente a livello dell'endotelio. Quindi su questo poi si apre un discorso su quanto è importante il microcircolo e a quanto le varie professionalità diano un ruolo importante alla funzione ottimale dell'endotelio basale, quindi che è una cellula che è a livello dell'endotelio. Da lì nascono molti problemi, si sta un po' spostando l'attenzione sulla induzione delle patologie autoimmuni, su quella che è la funzione dell'endotelio. Le dicevo, di questi integratori, che quindi non sono farmaci, che può cominciare ad assumere prima che si manifesti il problema, che hanno un'azione di protezione a livello endoteliale, e probabilmente questo può avere un ruolo importante, determinante nella riduzione dei sintomi, quindi bruciore e dolore, e nella riduzione anche dell'obiettività clinica, quindi accanto all'utilizzazione di prodotti ad uso locale. Ma è importante che venga fatto un buon inquadramento diagnostico, e quindi fondamentale, e sicuramente un intervento terapeutico precoce prima che si instauri l'eritema pernio. Quindi deve andare dal dermatologo, e questa è l'indicazione, ma dal uno dermatologo, specialista. Quindi sicuramente dall'angiologo, sì. Sono tutte professionalità che si interessano quindi dell'eritema pernio, quindi la maggiore visibilità a livello cutaneo, ovviamente i referenti possono essere molteplici. L'importante è l'inquadramento diagnostico e terapeutico. Esattamente di che cosa si tratta, ho capito. Grazie per averci telefonato, perché noi lo ricordiamo, noi diamo delle indicazioni, poi i casi vanno valutati clinicamente, quindi si deve andare a visita, insomma. Certo. Chi abbiamo in linea? Pronto? 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 Sì, signora, buonasera, ben arrivata, mi abbassa il volume del televisore per cortesia, così sentiamo, la sentiamo meglio, comunichiamo meglio. Sì, pronto, mi sente? Adesso perfettamente, grazie. Qual è la domanda per il dottore? E innanzitutto buonasera a entrambi. Io volevo chiedere al professore, mio figlio ha fatto una cura di Isoskin per ben 2 mesi e l'abbiamo iniziata tardi perché l'abbiamo iniziata nel periodo di maggio e giugno. Il viso era molto migliorato, aveva la secchezza delle labbra, le mani fredde, il viso era migliorato. Ora l'abbiamo sospeso, però per il caldo l'abbiamo sospeso. Ma niente, ora il viso lo vedo di nuovo peggiorato, c'è stata una ricaduta e sta usando soltanto il Differin gel. E questa cura si può riprendere, si può rifare? Allora signora, faccio delle valutazioni individuali, personali. Allora, sicuramente se si inizia una terapia abbiamo fatto il nome commerciale, ma è l'isotretinoina, il farmaco che è un derivato della vitamina A. Quindi faccio una premessa importante perché è importante conoscere il farmaco. Allora, il farmaco sappiamo che, come tutto il gruppo dei derivati della vitamina A, è fotosensibilizzante, quindi aumenta la sensibilità alla luce. Allora, se si decide di fare questa terapia, che si può intraprendere anche durante i mesi primaverili ed estivi, si deve avere la consapevolezza del limite che c'è nella esposizione, perché usando un farmaco che determina maggiore fotosensibilità, ovviamente per quanto si diceva all'inizio, bisogna ridurre l'esposizione, bisogna stare attenti a rapportarsi con la luce e col sole, ma è un farmaco che si può fare con le dovute precauzioni, perché progettualmente iniziare la terapia a maggio e sospenderla dopo 2 mesi non ha un senso, perché la terapia deve essere effettuata per un tempo minimo di 4 mesi, perché in questo caso si seleziona intanto dei ragazzi che hanno un'acne impegnativa, quindi un'acne cistica, e un'acne. Per questo è importante, perché sennò nelle valutazioni, qual è il grosso problema? Che è il problema legale, però il problema è di corresponsabilizzazione tra, in questo caso, medico, paziente e genitore del paziente. Perché se si fanno delle scelte, si devono fare delle scelte ponderate, quindi si devono presentare tutti quelli che sono gli eventi avversi e fare della prevenzione.
La signora ha iniziato il trattamento a maggio, secondo il mio parere l'avrebbe dovuto continuare con tutte le precauzioni del caso, perché probabilmente se si è fatta la scelta di iniziare a maggio è in una forma particolarmente impegnativa di acne e quindi ha senso per quello che riguarda la qualità di vita di suo figlio anche nel prossimo futuro, nonostante in questo momento abbia qualche effetto collaterale, sicuramente è un farmaco che ricordo, io lo definisco impropriamente un farmaco non salvavita, ma salvafaccia. Quindi quello che riduce enormemente quella che è l'esito cicatriziale dell'acnecistica. E quindi è importante in un ragazzo giovane intervenire precocemente, se si fa la scelta responsabile di portarla a termine con affrontando tutti gli eventi avversi che ci possono essere. E prevenendoli soprattutto, perché è importante Dottore, intanto assicurarsi che il farmaco non dia effetti collaterali, quindi fare degli esami controllati, usando delle creme schermanti, non stare eccessivamente al sole, proteggendosi soprattutto le labbra, perché la cheilite è uno degli eventi avversi che sicuramente si manifesta durante l'assunzione del farmaco, è una scelta importante, una scelta condivisa, ma che può essere protratta, sicuramente. Allora, altre domande, signora? Dottore, sì, mi perdoni, ma visto che ormai abbiamo sospeso, a Ma da settembre quanto tempo ha potrebbe... sospeso? Ha sospeso dal 15 giugno, un mese. Vabbè, volendo può anche riprendere, perché il tempo perché gli effetti positivi della isotretinoina si vedono al termine dei 4 mesi, ci sono 4 mesi almeno 4 mesi di terapia, perché sappiamo che gli effetti si cominciano a manifestare dal terzo mese in poi del trattamento. E quindi suo figlio ha avuto un miglioramento, che era il miglioramento iniziale del trattamento con l'isotretinoina, ma la sospensione è avvenuta troppo velocemente. Per cui può decidere a questo punto, signora, quindi poi dipende dal fototipo di suo figlio, cioè se il suo figlio è un fototipo chiaro, se è un fototipo scuro, come ha Chiaro, risposto. molto chiaro. È molto chiaro, come ha risposto, se gli effetti collaterali sicuramente suo figlio era disposto a tollerarli, vede, ci sono quindi implicazioni anche personali, però dare una terapia qualitativamente efficace vuol dire anche sentire l'opinione, in questo caso del diretto interessato, non solo del medico e del genitore, del paziente. Il suo figlio, Dottore, visto, per mi quello che è perdoni. l'obiettivo principale, è in qualche modo deve essere coinvolto, quindi può e riesce come dire, a superare quei piccoli effetti collaterali anche in presenza del caldo, avendo qualche limitazione. Se disposto, ovviamente, con anche aggiustamenti del dosaggio, è una cosa che può fare e può Ah. riprendere, quindi. Sì. Ok, signora? Sì, dottore, ma c'è qualche alimento alimentare, parlo che è controindicato con questa terapia? Controindicato? No, Sì. assolutamente no, No, non c'è no, può nessun mangiare altro. tutto facendo questa terapia. No, può fare tutto quanto, è un derivato del problema, anzi, questo è una sostanza, come tutte le vitamine che sono delle lipofile, quindi addirittura se viene assunto con l'ingestione di sostanze grasse aumenta l'efficacia. Capito, capito. Quindi la ringrazio, dottore. Buona Ok, la serata. saluto Grazie a e lei ringrazio per lei per averci la domanda. telefonato. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Qual è la domanda per il dottore? Allora, volevo domandare al dottore. Io ho un ragazzo di circa 15 anni che sin dalla nascita presenta quello che è stato definito un angioma piano. Sul braccio, dalla parte alta della spalla, un po' sul petto. Quindi c'è questa colorazione, questa pigmentazione che soprattutto in alcuni momenti, perché non è costante l'aspetto, diciamo, no? E a volte divento quasi di un vermiglio alternato a delle chiazze un po' bianche. No, ripeto, non è una cosa violenta, però c'è questo aspetto un po' particolare. Quindi la domanda è questa. E intanto di che cosa si tratta? Cioè, col tempo ci sarà un'evoluzione, una situazione diciamo tranquilla? E poi in vista dell'esposizione al sole, è il caso utilizzare qualche prodotto che
come dire, una protezione particolare, insomma, che cosa, come mi devo rapportare a questo tipo di fenomeno? Certo. Allora, da quanto ha riferito la signora, sicuramente ha un angioma piano o macchia di vino, quindi si definisce così, sì, volgarmente, proprio perché dà l'impressione della macchia di vino. Quindi ci sono delle zone alternate di color rosso, quindi che poi a seconda quindi della temperatura, per esempio, quando c'è vasocostrizione tendono a ridursi di intensità, quando c'è vasodilatazione l'eritema aumenta, quindi sono ancora più evidenti. E si alternano a queste zone in cui è presente l'angioma, che sono più rosse, a zone di cute che per una situazione di privazione, quindi ci arriva meno sangue perché sono un po' più chiare, sono anemiche, quindi si alternano zone più rosse, vascolarizzate, molto vascolarizzate, perché l'angioma non è altro che una malformazione vascolare. In questo caso, interessando tutto l'arto, ha una tipica disposizione metamerica. Allora, in questi casi le lesioni sono generalmente soltanto, inducono soltanto delle modificazioni morfologiche, quindi estetiche. Bisogna però fare anche, non so se la signora già l'ha fatto, quindi per il proprio figlio, anche fare delle valutazioni di tipo vascolare, quindi fare sicuramente un Doppler, quindi per valutare anche l'asse venoso profondo, quindi superficiale, e quindi ed escludere, perché nelle situazioni un po' più complesse ci possono essere quindi delle forme di alterazioni vascolari, delle malformazioni vascolari più complesse, quindi eventualmente dopo questa valutazione, se dovesse ritenerlo, perché va vista quindi, dottore, un Doppler, la disposizione ed eventualmente delle indicazioni veloci, perché siamo in chiusura, sì, eventualmente anche perché vanno escluse quindi delle angiomatosi complesse, quindi a livello viscerale, epatico, a livello cerebrale. Questo può essere importante in caso di malformazioni vascolari cerebrali. Una malformazione cutanea può essere importante perché può prevenire quindi accidenti vascolari. E poi? La valutazione clinica, valutare, perché non ci sono grosse alterazioni dei vasi, sicuramente non è una sindrome complessa tipo la sindrome di Klippel, quindi sono delle sindrome complesse che non sto adesso a menzionare, ma che vanno ricercate per escludere quindi angiomatosi complesse che interessano non solo la cute ma anche viscere, soprattutto l'assetto cerebrovascolare, che è importante. Allora, queste sono le nostre indicazioni, grazie per averci telefonato, il tempo a nostra disposizione finisce qui, grazie davvero per averci seguito, grazie al dottor Provenzano per essere rimasto con noi, ad Amedeo Scarpelli in regia, vi auguriamo un buon proseguimento. Bravo.